Dalla Regione Puglia 500.000 euro per i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. È stato approvato dal Dipartimento del Welfare l'avviso volto al potenziamento e consolidamento dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere su tutto il territorio pugliese. Le risorse, 500.000 euro, saranno assegnate per lo svolgimento delle attività proprie dei centri, che dovranno garantire anche la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto, nonché la supervisione professionale e tecnica. L'obiettivo della procedura è il rafforzamento e l'ampliamento delle attività avviate in tempi recenti con l'istituzione in via sperimentale di 6 centri ascolto maltrattanti, ovvero tramite il finanziamento di complessivi 8 centri per uomini autori di violenza sul territorio regionale, che possono essere gestiti da soggetti pubblici e privati con esperienza specifica sul tema, anche in associazione tra loro. I QAV rappresentano un ulteriore tassello della rete antiviolenza, poiché la presa in carico degli uomini maltrattanti è un intervento di trasformazione del comportamento violento da parte e di prevenzione di recidiva dall'altra. Su questi presupposti i QAV integrano gli interventi dei CAV e delle istituzioni pubbliche nei casi di violenza. I soggetti interessati, che hanno i requisiti, devono presentare domanda corredata da tutta la documentazione richiesta esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it proprio da oggi e fino al prossimo 24 luglio.